Vai a vedere la finale venerdì sera? Insieme ad altri 100.000 texani. Il mercato azionario ha subito un drammatico crollo a causa di una improvvisa. Sono anni che affonda il West Texas. L'amministratore delegato. Il resto del paese crede di potersi raggiungere in un giorno. Non ci riuscirà. Con la borsa e gli azionisti. Tu giochi in borsa, non? No. Però gioco parecchio con pannolini e biberon. Il Texas di recente ha rallentato la produzione fino a. Devo scappare adesso. Buona giornata, tesoro mio. Mi raccomando, dai retta a Sissi. Grazie, Sissi. Sei molto gentile a tenermelo. Ci divertiremo insieme. Andiamo, tesoro. Ciao. Ciao. Mia bambina. Come sta la mia bambina? Ciao tesoro. Il telefono. Su, siediti qui. Sta buona, mi raccomando, eh? Dai, Kathy, vieni qui. Fa la brava, Jessica. Mamma torna subito. Mi dispiace, questa non è la mia casa. È la casa di mia sorella, deve parlare con lei. Ma posso dirglielo anch'io, così non perde tempo. Non credo che le interessi. Arrivederci. Dov'è Jessica? Jessica! Jessica! Jessica, ti sei nascosta? Jessica, stai giocando a nascondino! Rispondimi, Jessica! Jessica, il gioco è finito, vieni fuori adesso! Jessica! 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 Tesoro, ora ti tiro fuori! Jessica! Jessica! Aiuto, qualcuno mi aiuti! Jessica! Oh, mio Dio! Oh, mio Dio! La mia bambina, qualcuno mi aiuti! Jessica! Thank you.
Cos'è successo? La mia bambina è caduta in un pozzo. Aiutatemi a tirarla fuori. Stia calma, signora, stia calma. Mi dia l'indirizzo. 3309 Tanner Drive, aiutatemi, vi prego, fate presto, aiutatemi, vi prego. Vieni qui. La mia bambina. Sono già state inviate le squadre speciali di salvataggio. Ci hanno appena segnalato il caso di una bambina di 18 mesi caduta in un pozzo al 3309 di Tanner Drive. Una bambina di 18 mesi è caduta in un pozzo al 3309 Tanner Drive. A tutte le macchine. Non è lontano da qui. Andiamo. Grazie. La squadra sul luogo richiede un sovrintendente per una bambina di 18 mesi intrappolata in un pozzo del diametro di 20 centimetri al 3309 di Tanner Drive. Diavolo. Non è molto profondo. Io sono entrata un attimo per rispondere al telefono. Non riesco a vederla. Come si chiama? Jessica. Si chiama Jessica. Jessica? Jessica? Tesoro, mi senti? La sua voce mi sembra più lontana di prima. Da quanto tempo è laggiù? 5 minuti, al massimo 10. Va tutto bene, la tireremo fuori presto. Come? Salve, capo. Ehi. Il problema è... È possibile che una bambina di un anno e mezzo cada in un buco di 20 centimetri di diametro? No. 3309 Tanner Drive. È sicuro che sia caduta lì dentro? C'è una squadra intera che lo conferma. Forse dovremmo controllare. So esattamente dov'è questo posto. Forza, venga con me. Scusate, ma c'è un'emergenza. Signora McClure? Sono Caroline Harry, del gruppo Assistenti Sociali Volontari. Sono qui per darle tutto il mio aiuto. Non fate morire Jessica. Siamo tutti qui per aiutarla e io voglio aiutare lei. C'è forse qualcuno a cui vorrebbe telefonare? No, voglio dire no, non adesso. Jamie, magari a mia sorella Jamie. Questa è casa sua, io mi stavo occupando di quei bambini. Il telefono ha squillato e sono entrata in casa solo ora per... Stia tranquilla, va tutto bene. Vedrà, andrà tutto bene. Se vuole chiamare sua sorella, signora McClure, possiamo farlo subito. E suo marito è al lavoro? Sì, sì, ma non voglio disturbarlo mentre lavora. Non voglio... Tanto... La tireranno fuori presto. Certo. Piano, fate piano. Questi altri bambini? Chi sono? A volte li guardo io quando le loro madri hanno da fare. La mia bambina... Forse dovremmo chiamare le loro madri. Lo faccio io per lei, se vuole. Dovrà darmi i numeri di telefono, naturalmente. Ehi! Ehi! Perché c'è la polizia? È un'emergenza. È successo un incidente. Avremo bisogno della sua macchina. Può venire, laggiù. Signora, vieni. Vieni avanti. Vieni. Oh, oh, oh. Ferma, non riesci a passare così. Butta giù. Forza, scombrate tutto! Togliete tutto da lì! Fermo!
Andiamo, va bene. Le vibrazioni. Jessica! 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 Le vibrazioni la fanno andare più in basso. Che cosa possiamo fare? Io non la sento. Jessica! Jessica! Quel microfono ha il cavo molto lungo. Sì. Portamelo qui. Sarà scivolata più giù. Ci serve il tuo microfono, Phil. Cosa? Questa attrezzatura non è mia. Piantala, ci serve, con quello potremo sentirlo. Beh, senti, non so, se la rompete se la prenderanno con dai, me. Dai, muoviti. E se ce lo dai, ti faccio stare qui vicino. Per te è uno scoop. Daglielo. Va bene. Prendo gli altoparlanti. Torno subito. Non si sa mai. Per ora c'è qualcuno con lui, ma se potesse farlo venire a prendere il più presto possibile, sarebbe bene. Sì, non ci posso credere. Stai bene? Certo, sì, signora. Devo lasciarla ora. Arrivederci. Prova ad andare un po' più. Così va bene. È tutta colpa mia. È tanto tempo che dico di farlo chiudere una volta per tutte. Oh, sì, è colpa mia. Non è vero, Jamie, non è vero. La bambina è a una profondità di circa 6 metri. C'è qualcosa che la blocca. Non so cos'è, vedo solo delle foglie. Jessica! 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 La tua mamma è qui! Ti tireremo fuori! Riesci a sentirmi, piccola? Jessica! 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 Faremo presto, non avere paura! Non piangere! Veniamo a prenderti, tesoro. Sì, sì. Hanno bisogno di spazio per lavorare. Andiamo. Venga. Jen. Va tutto bene, piccola. Nanny. Ma come diavolo facciamo a tirarla fuori di lì? Capo Jack, è di qua. Ehi, G, tu cosa ne pensi? Come faccio a dirlo? Non so ancora cosa è successo. Cosa sappiamo? Beh, sappiamo che è incastrata là sotto, capo. Pensiamo che si trovi a circa 6 metri. Non sappiamo in che posizione sia. Non sappiamo se ha delle ferite o se ha testa in giù o che cosa le impedisce di scivolare più in basso. È come se fossimo ciechi. Abbiamo provato con la scavatrice, ma fa troppe vibrazioni. E poi arriva solo fino a 3 metri. Dov'è la madre? Adesso è in casa. C'è un'assistente sociale volontaria con lei che sta cercando di tenerla fuori dai piedi e di non farla agitare. Come ti è venuto in mente di portare qui quella? Io invece credo sia una buona idea. Voglio far scavare un pozzo parallelo a questo. Scavare così vicino non potrebbe provocare una frana. Abbiamo una trivella sull'autostrada 205. Muovetevi allora. Andiamo. Confiscatela se fanno storie. D'accordo, capo. Noi cominciamo a recitare. Va bene. Mi trovo nel West Texas da un sacco d'anni. Devono esserci migliaia di pozzi come questo. Ma non ho mai visto niente di simile. Io non l'ho mai visto da nessuna parte.
Da quanto tempo si trova in città, Jack? Un anno? Sì. E questa è la conversazione più lunga che abbiamo mai avuto. Ma perché non fanno niente? Sono sicura che non è così. Vado a parlare con qualcuno. Caroline Henry, assistente sociale. Che cosa posso dire alla madre? È terribilmente sconvolta. Oh, beh, ecco. Io, mia cara, vorrei poterle dire che presto la tireremo fuori, ma vede... Lei ha idea di come abbia fatto a finire in questo buco? Le dica che la bambina sarà fuori fra un paio d'ore. Con tutto il rispetto, capo, sa qualcosa che io non so? Voglio dire, non si tratta di un gattino su un albero. Dicono che sarà fuori fra un paio d'ore. Ore. Si tratta di una bambina di 18 mesi che si chiama Jessica McClure. È intrappolata in un pozzo abbandonato del diametro di 20 centimetri. Le abbiamo mandato dell'ossigeno, la sentiamo respirare, emette dei piccoli suoni, ci sembra che stia bene. Contiamo di tirarla fuori fra un paio d'ore. Come fate a finire? Mi dispiace, per il momento non posso dirvi altro. Qui è Rodney Wunsch della KMID Canale 2, in diretta dal Southwest di Midland. Dove una bambina di 18 mesi è caduta in un vecchio pozzo abbandonato nella zona di West Midland. Fino a questo momento le notizie sono frammentarie. Il portavoce della polizia ci ha appena detto che sperano di tirarla fuori in un paio d'ore. Ed ora le notizie sono tenute. Scommetto che non la tirano fuori viva. Un fuoco nuvoloso con probabili brevi precipitazioni. Sì, sì. Non crede che dovrebbe avvertire suo marito? Forse dovrebbe dirglielo. Sì, voglio dire, no. Non ancora. Dovrebbe sapere che cosa sta succedendo. Io non voglio disturbarlo mentre lavora. Ho paura. Ho paura di farlo. Voglio aspettare. Hanno detto che è questione di un paio d'ore. Jessica! Jessica, la tua mamma è qui! Jessica! Jessica, sono la mamma! Di qualcosa la mamma! Ti prego, parlami, piccola! Sono qui, tesoro, andrà tutto bene, adesso ti tiriamo fuori. Sì, 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 sì. Sì, sì, lui ha il diritto di sapere cosa è successo. Va bene. Cominceremo non appena arriva l'attrezzatura adatta. Tutto quello che ho in mente di fare è questo. Scavare... un cunicolo profondo, parallelo al nostro pozzo. Quindi, collegarli orizzontalmente, un poco al di sotto del punto dove pensiamo che sia la bambina. Grosso modo, la piccola dovrebbe essere a circa 6 metri e mezzo. Perciò deve discavare la galleria a 8-9 metri di profondità. Quanto è profondo il pozzo? Gli operai con cui abbiamo parlato hanno detto circa 28-30 metri. L'intelaiatura di ferro 2,5-3. E la bambina fra i 6 e 7 metri. Sempre che non sia scesa più in basso. Diamoci da fare, chiamiamolo piano A. Qual è il piano B? Non lo sappiamo ancora. La madre sta meglio adesso? Sì, si sta calmando, è con la sorella. Ho telefonato per avvertire il marito. Che cosa le devo dire? Io la terrò informata su tutto, signora Henry. Ma lei le dica cose che la facciano stare tranquilla. Vorrei poterle dire di più, ma per il momento non posso aggiungere altro. Bisogna aspettare. Per noi è una situazione assolutamente nuova. E naturalmente sul fondo di quel pozzo c'è dell'acqua. E se scivola più giù... Possibile che nessuno sia ottimista? Ah,
Allora, come le stavo dicendo, lei... Le dica che andrà tutto bene, che la tireremo fuori da lì. Vorrei proprio sapere come fa ad essere così sicuro. Io qui ho un problema enorme da risolvere e non posso chiedere consiglio a nessuno. Questo è un salvataggio ad altissimo rischio. Io non so chi comandi qui, ma so che i vigili del fuoco non fanno multe per divieto di sosta e non rincorrono i ladri. Il nostro lavoro è quello di salvare vite. Noi faremo del nostro meglio e voi fate la stessa cosa. C'è bisogno di tutti qui. Ora abbiamo un piano e noi faremo in modo che abbiate tutto quello che vi occorre. Grazie, capo. Ok, muoviamoci. Sì, certo, andiamo. Via, via con la ruspa. Bene, vieni avanti così, forza. Adesso più su. Vede? Ancora, ancora. Dobbiamo farla al massimo, va bene? Ecco, così. Guarda la sua. Sì, così va bene. Vai ancora, ancora. Oh mio Dio, c'è. Ok. Vince, scende, piano. Piano. Vai così ora. Signor McClure, il suo capo mi ha detto che l'avrei trovata qui. Sono io il signor McClure. E per mio padre? Sta piuttosto male. No, non è lui. Può venire giù un minuto? Signor McClure, sua figlia è caduta in un pozzo. La tireremo fuori. Io ripeto quello che ha detto il capo. Va bene, allora lascialo passare. Dillo alla centrale. Sì. Sì, mi dispiace. Mi dispiace tanto. Da quanto tempo è lassù? Da quasi 4 ore. Perché non mi hai telefonato? Com'è successo? Mi dispiace, Chip. Non sta mai ferma, è così vivace, lo sai. È spaventoso, tesoro. Ferma, ferma! Ferma! Jessica! Jessica! Di qualcosa, Jessica! Non aver paura, piccola. Ora faremo tanto rumore. Ti veniamo a prendere. Forza, portatelo dentro. Portiamolo in casa. Non piangere, piccola. Fai la brava. Su, fai la brava. Ora... stiamo scavando un cunicolo parallelo al vecchio pozzo. Poi li collegheremo. Scaveremo una specie di galleria e la tireremo fuori. Le giuro che la tireremo fuori da lì. Ma quanto ci vorrà? Fra quanto potrò riavere la mia bambina? Beh, io direi più o meno fra un paio d'ore. Posso fare qualcosa per aiutarvi? No, figliolo. Noi non crediamo che sia ferita. Almeno sembra piuttosto in forma, tutto considerato. Io direi che la situazione è sotto controllo. Lei stia qui e si occupi della sua famiglia.
dopo! Dai! Ferma! Su, su, su! Crosta calcarea. Ci mancava solo questo per complicarci ancora di più le cose. È duro come l'inferno. Si riesce a spezzarlo? Sì, ma queste punte non vanno bene, sono troppo tenere. Servono delle punte al carbonio, sono le uniche in grado di forare questo tipo di roccia. Le mando a prendere. Sì. È meglio togliere la corrente a quel cavo. Per ora abbiamo sospeso la corrente a 600 abitazioni, ma con tutte le macchine che stanno arrivando, se qualcosa lo colpisce, friggeremo tutti come su una graticola. Taccalo! Prepariamo delle luci per la notte? Avremo già finito per allora. Gli sforzi dei vigili del fuoco e delle unità speciali della polizia per salvare la piccola Jessica McClure si stanno intensificando. In questo momento si sta scavando un pozzo parallelo a quello in cui è caduta la macchina. Uno strato di roccia molto dura sta tuttavia rallentando gli scavi. I soccorritori sperano di riuscire a raggiungere la bambina tra poche ore. Jessica! Io non ce la faccio più. Dobbiamo fare qualcosa, e presto. Sembra incredibile, ma abbiamo dei problemi per controllare la folla. Ho già chiesto dei rinforzi. Non ce la facciamo a tirarla fuori prima di notte. Cosa fa la polizia, capo? Ce lo dica! Ok, ok, ragazzi. Credo che ci vorrà ancora un po'. Dovremo parlare con la stampa prima che di nuovo ci strane. Come si compa? Benissimo, finché non hanno visto i McClure. Allora tieni i McClure alla larga. Sì, signor McClure, signore McClure, i giornalisti si agitano troppo se rimanete qua fuori. Sarebbe un grosso aiuto per noi se tornaste dentro. Per favore. Signora McClure, c'era lei con la bambina quando è caduta nel pozzo? Noi pensiamo che la bambina fra poco sarà in salvo. Ma ci serve più assistenza e più collaborazione da parte vostra. È tutto sotto controllo. Le squadre speciali impegnate nel salvataggio stanno facendo del loro meglio. Per favore, lasciate libera la zona ora. Staremo senza luce e senza gas finché non l'avranno tirata fuori. Quando? Continuano a dirci che ci vorranno solo poche ore. Solo poche ore. Vado a sentire se ci sono novità. Ci siamo, 8 metri e mezzo, di cui 7 di roccia durissima. Andiamo avanti, mettici dentro il nostro uomo. Sarà migliore. Fatto. Mi scusi. Come vanno i McClure? Sono ancora sotto shock, non riescono a capire perché ci voglia tanto. Beh, vede, per arrivare a 8 metri e mezzo ci abbiamo messo quasi 8 ore. Adesso non ci rimane che scavare il collegamento di 1,5 metri tra un pozzo e l'altro. E sa quanto ci vorrà? Ma non ne ho idea. E nemmeno io, mia cara signora. Però lei dovrebbe dir loro che la bambina sta bene e che noi la tireremo fuori il più presto possibile. Sì, signore. So che non le serve altra gente, ma io credo di poterle dare una mano. Dica, lei cosa sa fare? Sono uno speleologo. Esploro caverne. Non è una cosa facile. Questo è un funicolo verticale. Ha l'equipaggiamento adatto? L'equipaggiamento da grotta? Tipo casco con lampada? Casco con lampada, attrezzi adatti, funi per scalare. I suoi dove sono? A casa mia. Abito a 20 minuti da qui. Vada. Vada. L'accompagno io. Abbassa. Vieni avanti con la cima, forza. Abbassa ancora. Forza, aggancia. Sì, ecco. Va bene così? Sì, tenetelo per le braccia. Piano. Piano. Ci sei? Sì, ancora un po'. D'accordo. Giù con la corda, forza. Molla. Così, molla. Vai. Così, bene, piano. Ci sei?
Ancora un po'? Bene, attenzione, più piano. Bene. Non lo so, chiedilo al capo. Allora, come va là sotto? È scesa a 18 gradi. Forza. Capo, capo! La temperatura del pozzo è scesa. Adesso ci sono solo 18 gradi. È possibile che vada in ipotermia. Quanto può resistere? Se non riuscite ad aumentare la temperatura, non resisterà molto a lungo. Lei chi è? Sono il dottor Fitzpatrick. Ho appena finito il mio turno al Midland Memorial. Ho pensato di venirvi ad aiutare. Quanto hai fatto? Molto poco. Ha ragione. Dobbiamo fare in modo di riscaldare quel buco, altrimenti la perdiamo. Vi prego, non fate morire mia figlia. Vi prego. Mentre le squadre continuano a scavare, per la piccola Jessica McClure è iniziata la 14ª ora di prigionia. I soccorritori che sono in superficie dicono che la sentono ancora piangere. Questo è un buon segno. E buon segno significa che è ancora viva e che non è scivolata più in basso. Un segno negativo, invece, è la temperatura all'interno del pozzo. Soltanto 18 gradi. Troppo poco per una bambina così piccola. Piano, piano. Com'è andata? Pochi centimetri. Non fanno più di 3 o 4 centimetri all'ora. Sono appena arrivati dei termocompressori. Manderemo giù un po' d'aria calda. Bene, magnifico. Ecco, così. Ferma. Mi ha chiamato lei? No. Sono venuti spontaneamente. Proprio come le punte di diamante. Incredibile. Sono spuntate dal nulla senza che nessuno le avesse richieste. Esattamente come i saldatori. Avevamo detto che non ci serviva aiuto. Ma nessuno si dà ascolto. 28 gradi, regolare. Perché non vai a riposarti, Andy? No, non posso, capo. Voglio stare qui. Io non me ne vado finché non la tiriamo fuori. E poi ha bisogno di noi. Non è vero, Manny? Sappiamo riconoscere i suoi rumori, signore. Che cosa fa adesso? Adesso sta dormendo, spero. Dottore, senta, l'aria non sarà troppo secca per lei là sotto? No, non dovrebbe. C'è dell'umidità che sale dal pozzo, ma anche la sua pipì potrebbe essere sufficiente. Ora la temperatura è salita a 28 gradi. Le possiamo mandare giù dell'acqua da bere? Meglio di no. Non possiamo sapere se ha delle lesioni interne. Potrebbe farle più male che bene. Possono passare fino a 36-48 ore prima che la disidratazione diventi un fattore pericoloso. Quanto ci vorrà ancora? Non lo so. Stiamo andando terribilmente piano. Dobbiamo scavare in orizzontale per 1,5 metri. E a 3 centimetri all'ora ci vogliono quasi 3 giorni. Chi c'è là sotto adesso? Walden. Quante volte è già sceso? 3, ma non riesco a farlo star su. Interrompa l'aria, faccia quello che vuole, ma lo faccia risalire. Cosa vuole che combini, stanco com'è? Walden, vieni su immediatamente! Muoviti, svelto! Tira, tira. Dai, muoviti. Che ore sono? Le 4. Le 4 di mattina. Lei non va a casa? Non finché la sua bambina non sarà al sicuro. Lei ha figli? Sì. Sì, ne ho una. Ho una figlia più o meno della sua età. Davvero? Sta scherzando? Voglio dire, sembra così giovane. Beh, ci si sposa molto giovani da queste parti. Sì, sono stata fortunata. Pensi che sono già nonna. Sarà contenta.
Io ho sposato il mio primo amore. Chip desiderava tanto un maschietto. Finché non ha preso in braccio Jessica per la prima volta. Credo che non l'abbia più messa giù per un anno. Io gli dicevo, mettila giù o non camminerà mai a quattro zampe. Aveva tanta paura di diventare papà. Ma è nato per esserlo. Lui è Juicy, noi la chiamiamo Juicy perché è così. È così bella. Sì, piangi, piccola. Lasciami andare. Vorrei tanto essere arrabbiata con qualcuno. Vorrei poter sparare a qualcuno o a qualcosa. Non posso dare la colpa a nessuno. Proprio così. Nessuno ha colpa. È semplicemente successo e basta. Vorrei esserci io in quel buco. Come fa ad essere sicuro che proprio qui, in mezzo al niente, qui a Midland, nel Texas, ce la faremo? Lo so, tutto qua. Beato lei. Sono nei vigili del fuoco da 28 anni. Non ho mai fatto niente di simile prima d'ora. Brancoliamo nel buio. Quella bambina è là sotto da 18 ore. Noi ci siamo avvicinati solo di 20 centimetri. Abbiamo gente che lavora sodo. Ma forse ci serviranno altri uomini. Lo penso anch'io. E da queste parti molti scavano pozzi di petrolio per vivere. Una volta, oggi non si guadagna più niente. Ci serve un miracolo, ecco quello che ci occorre. Maledizione. La tireremo fuori. Forza, White. Sopraggiunte ulteriori complicazioni. Una parete di roccia che i soccorritori hanno definito dura come un muro di cemento armato e granito. I vigili del fuoco e volontari stanno facendo del loro meglio, ma ci serve altro aiuto. Ci servono con la massima urgenza persone esperte nella trivellazione che vengano a darci una mano. Capo Roberts. Capo, ho portato mio figlio, eccolo. Lo guardi, è ancora piccolino, ma le assicuro che è molto forte. Ora, se noi lo leghiamo per i piedi e lo caliamo dentro quella tubatura testa in giù, lui potrebbe afferrare la bambina e tirarla fuori. Forza, figliolo. Oh, ma davvero tu sei tanto coraggioso? Certo. Senti, però non ti va l'idea di rimanere intrappolato in quel buco, non è vero? No, signore. Sally Jo, caccia via subito quel matto, quel povero bambino da qui. D'accordo. Passami la centrale, per favore. Marco, fate largo, dobbiamo parlare col capo. Dov'è il capo? Ehi, tu, fammi parlare col capo. Fate silenzio e ascoltate. Ci servono solo dei trivellatori, specializzati in rocce dure. Io e mio figlio. Questo è il nostro mestiere, mi scusi. Come vi chiamate? Charlie Boller. E questo è mio figlio Ribble. Salve. Potete entrare. Posso aiutarla? Cosa? Ho detto, posso aiutarla. Ho sentito che là sotto vi serve qualcuno magro e forte. No, no, grazie, no, non ci serve nessuno. Senta, io sono il padre della bambina che è laggiù. Ah, certo, figliolo, certo. Senti, adesso però vai via, perché qui abbiamo da fare, vai. I pazzi spuntano come funghi da queste parti. Già. Yeah. Ehi, lei. Signora, devo entrare, posso aiutare quella bambina. È troppo grosso per entrare in quel buco, mi creda. Ma devo passare, devo parlare col capo. Stanno facendo un sacco di cose sbagliate. Posso darvi dei materiali speciali. Vede, ci arrivano suggerimenti da tutto il paese. Cooperi stando lì dietro, altrimenti dovrò farla mandare via. Vada. Venga via, la signora. Se ci pensano loro. Ora che stanno lavorando. Il
procuratore è riuscito a trovare un tizio specializzato. Chi ha trovato? È un esperto del servizio sicurezza e igiene mineraria. È uno del governo federale, vive a Carlsbad. Gli hanno fatto una serie di telefonate. Carlsbad è a 5 ore di macchina. Il jet privato di Clayton William lo andrà a prendere e lo porterà qui al massimo tra un'ora. Senta, tutto questo potrebbe anche non funzionare. La responsabilità sarà nostra, allora. Francamente, un po' d'aiuto potrebbe servire per coprirci le spalle. In fondo voglio solo parlare col suo capo per qualche minuto, tutto qua. Capo, senta, capo, mi chiamo Bill Jones. Mia cognata, la sorella di mia moglie, lavora in una compagnia. Siamo tutti molto occupati qui, signor Jones. Io apprezzo la sua preoccupazione, ma vede quella gente laggiù. Ognuno di loro ha un'idea. C'è chi ha una scimmietta ammaestrata. C'è chi vuole calare nel pozzo un biberon perché la bambina ci si possa attaccare. O bagnare un pezzo di stoffa con della colla potentissima. Da queste parti c'è uno senza l'osso del collo e i miei uomini pensano che potrebbe servirci. Io sa che cosa le dico, lei vada per la sua strada che io vado per la mia. Andiamo. Mi rivedrete, accidenti. Avete a che fare con il vecchio Bill Jones, il vecchio più testardo di tutto l'West lei Texas. Lei ha a che fare con Sally Joe Francis. Non oltrepassi le transenne, per favore. Hey. Ciao, John. Ciao. Non così addosso. Vai tu a chiamarlo. Steve? Ciao, Rob. Come vanno le cose? Sono appena smontato. Sono arrivato solo un paio d'ore fa. Fino adesso hanno trivellato dei volontari. Tira su avanti. Ora hanno mandato giù dei professionisti. Possiamo fare qualcosa? Soltanto aspettare finché non la tirano fuori. Già, se la tirano fuori. Ora. Non respira! Presto! Sta male! Senti, sta male! Prego, stai bene. Spacciate il calcio, forza! Non respira, ci vuole l'ossigeno. L'ossigeno? Ci penso io. Lo portiamo all'ambulanza. Ok, andiamo. Sta calmo, non ora è niente. Ora ti passa, ora ti passa. Calmo. Sta tranquillo, adesso passo subito. Respira, ecco l'ossigeno. Con calma. Ecco, così. Respira. Respira, calma. La tireranno fuori. Robert, piantala. Chi dirige le operazioni in questo casino? La polizia o noi? Si tratta di un salvataggio o no? Dovrebbe essere una cosa che riguarda noi, no? Questa non è una gara, giovanotto.